No Way Out. Tra pochissimo presenteremo Francesco Zappalà, ospite all'anteprima di Radio Roma By Night, su saranno famosi Radio Roma, in diretta con noi Tony Cortese. Ciao Lele. Come ciao stai? Lucas, come stai Tony? Ciao. Bene bene, ciao Lori, buon pomeriggio. Bene, siamo contenti perché ogni venerdì c'è un super ospite qui tra i migliori DJ producer in Italia, ma in tutto il mondo, perché poi ci rendiamo conto che i nostri DJ italiani sono arrivati davvero in tutto il mondo. Oggi ci siamo superati come sempre. Oggi ci siamo superati. E allora tocca a te, sei pronto? Sei carico? Pronti, pronti, pronti. L'anteprima di Radio Roma By Night. Radio Roma By Night. Ogni venerdì Sarallo Famosi presenta Anteprima Radio Roma By Night con i top DJs mondiali, in collaborazione con Tony Cortese DJ. Francesco Zappalà, considerato una leggenda del DJing italiano, è il primo italiano ad aver gareggiato nel DMC, arrivando primo in Italia, primo in Europa, secondo al mondo. Ha suonato nei suoi 30 anni di carriera in tutti i migliori club italiani: Cocorico, Red Zone, Muretto, Insomnia, Jays. Si è esibita alla console di mezzo mondo tra Belfast, Londra, Parigi, Zurigo, Ginevra, Stoccolma, Amburgo, Malta, New York, Caracas, ovunque, ovunque. Ibiza. Dal 2016 è tornata a vivere in Italia dopo una breve parentesi in Germania ed è arrivato il piccolo Giorgio, che ha fatto in modo che Francesco diventasse papà. Ladies and gentlemen, questo pomeriggio su Radio Roma, per l'anteprima Radio Roma By Night, il leggendario Francesco Zappalà. Benvenuto. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Che onore, maestro. Sì, dette così tutte in fila le cose, dette così tutte in fila, insomma, fanno un certo effetto. E ho dovuto tagliare parecchio, ti assicuro, per tutte le cose, tutte le tappe della tua carriera che ho avuto il piacere e l'onore di vedere a distanza, crescendo con te. Ed eccoci qua. Quale onore averti con noi. Innanzitutto ti facciamo tanti auguri, perché insomma sei papà e questa è una cosa bellissima. Adesso quanti anni ha Giorgio, giusto? Giorgio ha appena fatto 4 anni. Ah, che spettacolo. Ma questi giorni si è proprio alzato, lo vedo che è diventato più grande, è proprio una gioia indescrivibile, veramente. Che spettacolo. Già screccia Francesco, già sta screcciando Giorgio. Sui piatti già. O la mamma glielo impedisce. No, 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 Giorgio ha subito preso dimestichezza coi piatti. Io ogni tanto, per prendermi in giro, quando gli ho fatto vedere i video delle gare, e allora si mette là e mette i piedi sui dischi. Che figata. È carino. Noi siamo curiosi, come apertura di solito quando abbiamo i nostri ospiti, siamo proprio curiosi di sapere come hanno cominciato i nostri ospiti, e te lo chiediamo anche a te Francesco: come ti sei avvicinato la prima volta alla musica, a una console, i tuoi inizi? Proprio gli inizi questi qua, se vogliamo cominciare da lontanissimo, mi sono avvicinato per la prima volta al compatto stereo di casa, che è il mio primo ricordo che ho, è proprio sto giradischi. Io ho sempre manovrato dischi da quando ho 3 anni. Poi verso i 16 anni ho cominciato ad andare le domeniche pomeriggio a ballare, sì. E risaltò fuori prepotentemente questa passione per la musica, che da quell'età tenerissima fino all'adolescenza era rimasta un po' sopita. Sì, andavo a comprare dei dischi, quelli che bisognava comprare, tipo Mai Sharona, i Bagos, Ti amo di Umberto Tozzi, proprio così, quando si andavano a comprare i 45 giri. Poi però con la musica da discoteca, andando a ballare la domenica pomeriggio, si è acceso un fuoco, ecco. Quindi certo, parliamo dell'85-86, di quegli anni là, quando ebbi l'opportunità di avere due piatti 2002 a casa, che furono il mio regalo di terza media, che finì con molta calma perché avevo già 16 anni e quindi da lì mi potrei esercitare e farmi trovare pronto, insomma, alle prime feste di compleanno. Chiamavano me perché avevo la strumentazione, e poi ho messo piede al Blue Angel della Romanina, ancora mi ricordo quello. Quel locale era gestito dalla famiglia di nostri amici. Ti ricordi? Stavamo parlando del Blue Angel. Vabbè, dopo ti dico. Sandro è stato il mio pigmaglione, perché lui sapeva di questa mia grande passione al locale. Mi fa: io voglio te nel mio locale. E io andai, sì, ovviamente. Ho capito, confermami tu, dico, il papà di Christian Marras, cioè Sandro Marras, giusto?
Erano loro, la famiglia Marras. La memoria non mi porta fino a là. È Sandro, sicuramente Sandrone, e lui. Sì, però sì, sì, è stato comunque. E quindi le tue prime serate sono state lì, praticamente. Sono stati lì, poi ho bruciato un po' le tappe perché facevo tutte le gare che potevo fare a Roma e diciamo il salto l'ho cominciato a fare da Energie, che lavoravo in vetrine e negozio, e lì ho conosciuto un sacco di gente nel quale poi mi sono imbattuto nelle videocassette del DMC, che sono state un po' la mia fortuna, ecco. Quindi i step sono stati Blue Angel, Energie e da Energie il DMC, ecco. Grande Francesco, e arriviamo proprio a DMC, che diciamo sì, per sì, tutti sì, è sì, proprio sì, il campionato nazionale e mondiale dei DJ in sì, tecnica sì, sì, dove sì, Francesco sì, si è contraddistinto. Ma prima di andare alla domanda ci avrei un pezzo di video da far vedere. Siamo pronti dalla regia? Ah, lo facciamo vedere. Vai, vai, vai. Tony è stupendo. He's from Italy. Italia. Ah, bella, questi che anno erano? FM? Che anni erano? Francisco 90? Zapella. Questa era l'estate del 90. O stato 89. Estate 89. Sì, questo era il campionato europeo dove è arrivato primo, poi è andato ai mondiali. Guarda che spettacolo. No, no, ecco, qua ti volevo correggere perché in realtà io qua sono arrivato secondo. Ah, ok, 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 ok. Ragazzi, allora, guardate anche con i piedi, con i piedi, le Converse, con i piedi, con le, con le mani. Le Converse All Star. Comunque, che belli video di una volta. Ma guarda, roba. Allora, se Tony Cortese se Tony Cortese si è avvicinato alla musica, è grazie a questo video, te lo posso confessare, maestro. Avevo 12 anni, ho visto questo video, ho detto ci proverò ed eccomi qua. Quindi grazie anche a te se sono qua e oltre che a Sarallo, ovviamente. Invece che... no, questo grazie a voi ragazzi, io mi sento veramente solo da imparare. No, mi faceva sorridere invece come ti ha presentato il presentatore del Zappella. Francesco Zappella. No, Zappelle. Allora, Tony Prince, che poi era il mega boss del DMC, per il quale stravedeva per me, perché mi aveva visto fare i campionati italiani 3-4 mesi prima, dove mi classificai secondo, e vide che ero altamente scenografico, che poi il mio punto di forza è sempre stato abbinare la tecnica sì, a una scenografia forse anche esagerata, quasi aerobica. Sì. Lui sapeva che venivano dei belli scatti, no? Quindi stravedeva per me. Nella gara in questione, ecco, questo quello, video che avete mandato, in realtà io lì arrivai secondo. Sì. Ci tengo a precisarlo perché qualche mese dopo, l'anno dopo, feci il campionato del mondo e venne DJ Trix, che fu il vincitore, che portò a casa 15.000 sterline, che ancora me li ricordo dentro quella coppa sul palco a Marco, che già me li sentivo in tasca, invece li prese lui. Però fu molto carino perché prima della gara del campionato del mondo mi disse di aver visto la cassetta e che il vincitore in realtà dovevo essere io. Ecco, io mi sono sempre accontentato di queste di questi, diciamo, attributi dei miei avversari, perché poi le gare alla fine io ho vinto il campionato italiano e la Walkie Cup, poi a livello mondiale sono sempre arrivato secondo, anche a New York. A New York pure quella fu una gara splendida, ma anche lì la Ice Team mi disse guarda, è già tanto che l'hai fatta sta gara, perché questa è una gara per noi, chi vince vince il contratto con la Tommy Boy e tu te ne torni in Italia, che ci stai a fare qua? Ammazza, ecco, che vabbè, altri tempi, altri tempi. Bello. Però era proprio questo che volevamo sentirti dire, la tua splendida esperienza di MC che ti ha portato non sul tetto del mondo, però nei nostri cuori, e comunque quasi sul tetto del mondo, secondo sì, al mondo ragazzi, sì, è tanta comunque... roba. Sì, no, no, ma io il talento è indiscusso. Poi bicchiere mezzo pieno, io mi considero di essere arrivato davvero sul tetto del mondo, anche perché quegli anni insomma sono stato il primo DJ a porsi all'attenzione internazionale in questi contesti, quindi sicuramente sul tetto del mondo. È un'emozione unica, io le ricordo ancora come una delle cose più belle in assoluto, perché poi a me piace molto la competizione e quello era proprio il contesto giusto, magico, per abbinare. Erano altri, erano altri anni. Sì, giusto, sì, no? Erano altri anni, quindi comunque oggi non è proprio così. Infatti volevo farti, a proposito di questo discorso, io una domanda a proposito di quegli anni, no? Oggi è un po' cambiato il panorama musicale, quindi volevo chiederti, secondo te, quale sarebbe l'ingrediente giusto per far tornare il clubbing di oggi a quegli anni 90, no? Gli anni dove c'era... Gli anni d'oro della musica, del club, diciamo. Guarda, quegli anni d'oro, dobbiamo fare dei paragoni temporali, purtroppo inevitabili. E poi ti dico, io sono andato... Partiamo dalla fine.
Sono andato a Berlino negli ultimi 6 anni della vita mia, prima di venire qui in Calabria, per riscoprire quell'atmosfera di cui tu mi chiedi, cioè quell'atmosfera spensierata. Quindi gli ingredienti te li dico subito quali sono. Innanzitutto libertà d'orario che qua purtroppo manca, e poi un buon impianto, perché quello è sicuramente il cuore pulsante che, ahimè, in molti posti e qua via via è sempre stato più trascurato, perché portava il service tizio, caio e sempronio. I locali, quelli che sono rimasti in piedi bene, c'hanno l'impianto, ma gli altri, insomma, abbiamo trovato strutture con meno impianti. Quindi il cuore pulsante, l'impianto deve essere sempre efficientissimo, e soprattutto libertà d'orario, perché quando hai libertà d'orario ti puoi permettere, almeno di parlare da parte della console, di creare un'onda musicale, e soprattutto dare spazio a pochi DJ. Io vado forse un po' troppo corrente, io ho sempre fatto serate con tanti amici, colleghi, però ecco, oggi per fare una serata di quel livello il DJ minimo deve suonare 3-4 ore per costruire la sua atmosfera, dare la massima espressione. Certo, esattamente. Quindi ecco, orario lungo, pochi DJ in console, impianto che pompa, penso che siano 3 ingredienti per ripartire col piano. Grande, grande. E su questi consigli facciamo un break, torneremo sempre con Francesco Zappalà con un suo disco che è Punky Town, però prima break. A tra poco, ragazzi, restate là. Signori, questa è una mina totale, ascoltatela, Punky Town. Francesco Zappalà, Giorgio Superman, mamma mia, che disco è questo, Francesco? Questo spinge bene. Poi tra l'altro Giorgio è il figlio, no? Il figlio si chiama Giorgio grazie proprio a Giorgio Superman, perché Giorgio Superman, colui che mi ha presentato Serena, col quale poi abbiamo avuto Giorgio, e quindi quando mi ha chiesto di remixargli anche questo pezzo, me ne ha fatte sentire diverse di tracce, ma questa mi ispirava, e devo dire, come vi dicevo in fuori onda, è una delle tracce nei miei set almeno che la gente si diverte di più. Sono contentissimo, perché è di un amico e perché è un lavoro tecno che non è, le faccio le cose tecno, ma questo è venuto proprio bello spinto, magari non mi sarei visto. Siamo contenti, salutiamo anche Giorgio Superman, tra l'altro. Grande. Tony Cortese vuole farti una domanda, vai. Tony. No, abbiamo parlato tanto di Francesco Zappalà, che è stato, ma Francesco Zappalà ancora è e ancora tanto sarà. Infatti ascoltiamo tante sue belle produzioni ancora oggi, uscite anche negli ultimi mesi, qualcosa abbiamo ascoltato anche in sottofondo o adesso con noi. Allora vogliamo sapere i tuoi nuovi progetti, sia dal punto di vista di produttore discografico, sia dal punto di vista di serate, visto che comunque sappiamo che da un po' stai collaborando con Antonio Velasquez e di tutta la famiglia Insomnia, del quale tanti di loro sono stati già ospiti nostri, tra Ricky Leroy, Mario Più, zio Franchino ovviamente, quindi tante belle cose. Vogliamo sapere questo Zappalà 3.0 dove si porterà. Ma guarda, innanzitutto ho fatto in questi ultimi 2 anni tante produzioni, fra le quali metterei l'accento su Aluminium Layers, che è stata fatta con la supervisione di Dino Lenni per un EP che è uscito con Mario Nigi, Daniele Baldelli e Francesco Farfa, una traccia a testa. Questo è, diciamo, un progetto al quale sono molto legato e mi piace molto la sonorità come è venuto fuori. Poi mi sono cimentato in 2 nuovi progetti, ti do 2 chicche. Una che esce a fine mese, non chiedermi l'etichetta, ma è solo in vinile ed è un remix di Michael Brecker, grande sassofonista scomparso nel 2015, e quindi è venuta fuori una cosa easy jazz, veramente mi piace tantissimo. Esce su vinile, tra l'altro, Sunset Boulevard è il titolo. E poi una collaborazione, udite, ho fatto la parte di me stesso in un film che uscirà, un'opera prima di Filippo Conza, che saluto, il regista, si chiama Conversazioni con altre donne. Questo film mettetevelo in mente, perché ci sarà anche la mia parte, farò ballare le persone a un matrimonio. Dai, figata. Però da questo parte sarà una cosa divertente ovviamente, ma la cosa interessante è che ho allacciato una collaborazione con Paolo Fresu, grande trombettista italiano, per una traccia della colonna sonora di questo film. Devo dire che mi voglio mettere a ritoccare delle cose del genere, perché vedo che mi vengono bene. Quindi queste sono le 2 cose più importanti che vedo all'orizzonte a livello di produzione discografica. Come management, come hai sottolineato tu, c'è questa collaborazione adesso col grande Antonio Velasquez, che ha segnato i nostri anni 90. Certo. A tutti, ne sa davvero tanto, e io
ho deciso, abbiamo deciso, ci siamo rincontrati e ho deciso di fare un percorso insieme a lui, e questo mi porta oggi a collaborare fisso al Play Techno, che è uno di quei posti dove gli ingredienti che prima abbiamo citato ci sono tutti. Quindi c'è un bel impianto, una bella atmosfera, si riesce a chiudere all'orario giusto, si suona tanto, ed è il Play Techno dove sarò questo sabato. Ecco, ricordavo bene, vede, sabato 19. Esatto, e diciamo che lì vado con una certa regolarità. E poi c'è tutto un progetto di management proprio per portarmi a fare i posti e le situazioni dove ci sia l'atmosfera giusta, bene. E dove anche si possa divertire, ecco, perché poi sai che sto lavoro ogni tanto lo fai anche in trincea, assolutamente, proprio per rimanere anche in tema di quello che stiamo vivendo, in questo lavoro va fatto in trincea anche, sarebbe figo anzi portare un po' di musica al confine e mettere pace tra la gente con la musica, con la buona musica come quella che ci suona il nostro Francesco Zappalà. Prima di salutarci, Francesco, due domande velocissime. Una stiamo facendo ai nostri ascoltatori, ovvero oggi è la giornata mondiale del sonno innanzitutto. Eccola. C'è un trucco, un segreto che tu usi per addormentarti meglio? Sì, perdere 2-3 notti di seguito, allora poi io mi addormento bene. Ah, okay. No, io dormo 6 ore come un orologio, se no no, no. Okay. Davvero, io ho 6 ore, non ho trucchi, se sono stanco o meno sempre 6 ore dormo, sempre però sei se ore. Voglio dormire che ne ho 7-8 ore devo perdere, devo fare una serata lunga e poi fai il dritto, stai tranquillo che il giorno dopo proprio quello, mi faccio un tonno lungo. Bene. Non ho altri espedienti. E poi l'altra domanda è se c'è qualcosa in particolare che appunto ti lega a Roma. Noi siamo Radio Roma, è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti: se dovessi scegliere una cosa che ti lega a Roma, una su tutte, cosa sceglieresti? So che non è una facile. Su tutte, sì, la prima. No, però così, lo so. Così, ma è strana, però, perché te ne devo da due: una è mia madre, e l'altra è la Roma, ovviamente. Ah, grande, grande. Oppure amici della Lazio. Mamma. Grande. Davvero, le amicizie d'infanzia, la squadra di calcio e mia madre mi tengono, quindi capirai, sono proprio le cose, certo. I punti cardine, quindi questo è quello che mi lega a Roma. Non ti ho potuto dare una risposta secca, ma penso che converrai con me. Ci è piaciuta tantissimo. E ti dico un'altra cosa, tra le tante cose che ti legano a Roma, sappi che a Roma hai una nuova casa, questa casa si chiama Radio Roma, quando vuoi ti aspettiamo qui fisicamente di persona per farci altre chiacchierate, magari per, perché no, suonare dal vivo, sentirti dal vivo, magari. Agli studi di Radio Roma. Perché no? Grazie, perché di cuore. No. Grazie Francesco. Grazie Zappalà. Francesco, grazie. Quando l'ascoltiamo? A Francesco il prossimo weekend sarà nostro ospite con un suo DJ set esclusivo per noi. Intanto abbiamo un ricco programma anche questa settimana, Radio Roma by Night. Questa sera appunto abbiamo ospite Nicola Zucchi, Saverio Pavia. Domani sera Loco Dice. Domenica sera un 100% Francesco Farfa, 2 ore non stop. E settimana prossima Francesco Zappalà. Perfetto. Così l'annuncio. Francesco Zappalà. Grazie, resta grazie lì, maestro, grazie. Resta lì, ciao, Francesco, ciao. Che ci facciamo una foto con te, resta lì. A tra poco, maleducati.